Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una puntata di Roletta 5 Channel. Benissimo, ho appena finito di vedere il film che chi mi segue su Facebook ha visto che ho postato una foto di un DVD che ho comprato stamattina, oggi il 21 settembre del 2015, e ho appena finito di finire questo film. Rosso come il cielo. Un film di Cristiano Bortone, un film italiano, che non sapevo neanche dell'esistenza di questo film. Il coraggio può essere una favola ad occhi chiusi. Vincitore David Giovani del 2007, 2 anni dopo, perché questo film è stato girato nel 2005. Siamo nel 2015, quasi 2016, insomma, sono passati 10 anni. Un capolavoro, cioè, alla fine mi sono anche commossa, e quando mi commuovo sempre nei film vuol dire che mi hanno davvero trasmesso qualcosa. Ho visto un film simile, indiano, Stelle dal cielo, mi ricordo, qualcosa del genere, molto carino pure. Ora vi leggo la trama. Non dimenticherete mai questo bambino. Mirko è un bambino toscano di 10 anni, intelligente e vivace, innamorato del cinema. Si ferisce mentre gioca in casa e perde la vista. Nel 71 la legge impediva ai non vedenti di frequentare la scuola pubblica. I genitori del piccolo sono costretti però a rinchiuderlo in uno dei cosiddetti istituti per ciechi. All'inizio Mirko ha difficoltà ad accettare la sua condizione, ma un giorno trova un vecchio registratore a bobine e scopre che tagliando e riattaccando il nastro è in grado di comporre storie fatte solo di suoni. Per lui serve un nuovo mondo nel quale coinvolgere altri bambini. Una favola sonora sarà l'epilogo di una storia emozionante che conquista con la forza della poesia. La storia è ispirata alla figura di Mirko Bencacci, divenuto oggi uno dei più rinomati mondatori del suono del cinema italiano. Io quando ho letto questa cosa mi sono venuti i brividi e la pelle d'oca, perché io stamattina l'ho preso in una cesta al Despari, figuratevi, 2 euro. Però mi ha colpito molto questa immagine e poi ho letto soltanto la trama, dov'è? Questa trama, la scrittura in rosso non l'ho letta praticamente, dove c'è scritto tratto da una storia vera, talmente sono così molto. A me non piace leggere e non leggere le trame quando acquisto sia un film che un libro, perché invece puoi spulciarmele poi a casa, rileggere cosa c'è scritto dietro, voglio assaporarmele le cose, non voglio divorare tutto. E questo film, appunto, come avete letto, toccante e poetico, La Repubblica, pura poesia, Chuck. Un film unico, straordinario, non me l'aspettavo davvero, molto significativo, realistico ovviamente, e ti fa capire come a volte gli impediti sono proprio le persone che non hanno nessun deficit fisico, cioè come noi persone cosiddette normali a volte ci facciamo delle pippe o restiamo bloccati mentalmente, mentre bambini piccoli come lui a 10 anni iniziano a vivere emozionanti avventure anche solo con la fantasia, poi dopo mettendo in pratica con la realtà nel mondo appunto che ci circonda e che lo circonda soprattutto. Io da questo film ho imparato come nella vita tutto può accadere, ancor di più tutto può succedere e soprattutto di non perdere mai la speranza, diciamo le classiche frasi fatte, però nei periodi molto giù e bui comunque sia ti servono per andare avanti, perché capisci realmente cos'è che vale la pena e cosa non. È un film che ve lo consiglio davvero a tutti. Ora, ovviamente è del 2005, lo potete trovare forse in internet oppure veramente nelle ceste così a muzzo. Perché è rosso come il cielo? Perché inizialmente il bambino che in questa scena con Felice, si chiamava così questo bambino, che praticamente gli descriveva tutti i colori, no? Ragazzi, scusate, stavo dicendo, gli descriveva i colori del mondo. Rosso come il cielo perché lui diceva guarda, tocca l'albero, gli faceva toccare l'albero, vedi? Senti, è marrone, è ruvido, questo colore qui. E perché il cielo è rosso? Perché il cielo dice può essere o blu, come il mare. È una frase molto poetica, è stata cos'è il blu? E lui ha detto è quando chiudi gli occhi con la bicicletta e senti il vento in faccia. Quando senti il vento in faccia, questo è il blu. E perché è rosso come il cielo? Perché il cielo infatti può essere blu, come ti ho detto, che è rosso, quando invece c'è il tramonto. E anche un cieco può vedere un tramonto, perché comunque se ti metti fuori all'aperto e sta per tramontare, il colore è molto intenso e forte, rosso, che lo noti lo stesso. Scusate, poi come vi stavo dicendo, è un film anche che ti rappresenta come questo bambino ha dovuto subire
delle difficoltà pazzesche per fare una recita teatrale a scuola, quindi in questo istituto per ciechi, quindi figuriamoci soltanto, e ha dovuto affrontare il direttore che anche questo era cieco, era convinto delle sue fissazioni antiche, gruglose, delle regole anni 40, e non era convinto a cambiare mentalità e a cambiare modo di pensare diverso, fin quando aveva appunto questo bambino, Mirko, grazie però all'aiuto di un insegnante, praticamente di un sacerdote, Don Giulio. Lo aiuta e insieme riescono a rivoluzionare un po' l'istituto, un po' la scuola. Anche perché è una cosa importante che io non sapevo, ho scoperto con questo film, che fino al 74 i bambini non vedenti erano messi proprio in questi istituti a parte, cioè non potevano frequentare le scuole pubbliche. Infatti lui, quando diventa cieco, perché fino a 9 anni ci vedeva, appena fa 10 anni praticamente prende il fucile di suo padre, lo posiziona in maniera diversa, gli si spara, aveva dei piatti di fronte e peggio, penso con queste schegge di vetro, insomma, dei piatti, di ceramiche, si è impiccato negli occhi e lui si è diventato cieco. Quindi in realtà è per questo motivo, quindi il bambino non è cieco appunto fin dalla nascita, ma gli diventa dopo. E quindi fino al 74 c'è questa legge, dopo un sacco di pressione, ho letto alla fine del film, che praticamente nel 75 finalmente mettono questa legge invece che tutti i bambini non vedenti possono frequentare le scuole pubbliche come bambini cosiddetti normali. E questo è stato anche un fatto di cronaca, insomma, penso molto importante pure per l'epoca. Lui la scuola finisce a 16 anni, dopodiché penso, non lo so, questo ovviamente rappresenta molto l'infanzia di appunto Mirko Mencacci. Poi adesso io mi informerò e farò delle ricerche per farvi sapere come lui sia diventato il più grande montatore del suono del cinema italiano. Mi farebbe davvero molto piacere rivedere alcune sue cose. Perché dire, ragazzi, io ve lo consiglio, è stato un film fantastico. Era da un po' che non compravo DVD originali, che mi vedevo un bel film in piena tranquillità, quindi mi sono abbastanza rilassata e ho avuto modo di pensare a tanto. Iscrivetevi al mio canale, lo vedete Five Channel, commentate appunto, mettete mi piace, iscrivetevi e condividetelo con i vostri amici. Ragazzi, io faccio video molto di più con la telecamera che con la reflex perché pensavo che avendo la reflex i video si siano fatti meglio in HD. Forse sono io che non lo so usare bene, comunque non mi piacciono molto i video in HD. Non lo so perché il fatto di prendere la reflex, attaccare il film, qua è un secondo con la videocamera. Ovviamente lo so che la qualità è diversa, ma sono molto tradizionalista in questo, cioè mi piace molto di più la videocamera per fare i video e le foto per la macchina fotografica. Poi quando riuscirò forse bene a mettere a fuoco, poi vi farò sapere. Bene ragazzi, era da un po' che non facevo recensione di film, a parte quello di cercare il tuo nome, appunto, che ho appena messo. Per il resto va bene così. Vi mando un bacio, un abbraccio coccoloso e mi raccomando, l'importante della vita è essere se stessi, però senza fare del male a nessuno. Ciao a tutti.